Signore Gesù, beato chi abita nella tua casa, Signore, senza fine canta le tue lodi, lode e onore a te, Signore Gesù. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Invochiamo lo Spirito Santo perché scenda con potenza su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco, cari fratelli, ringraziamo la Santissima Trinità che ci ha chiamato oggi nella solennità di San Giuseppe. Ringraziamo la Trinità che ha santificato Giuseppe, ha creato Giuseppe, lo ha guidato sulla via che conduce al cielo. Ringraziamo la Trinità che dona a Giuseppe oggi, a San Giuseppe oggi, di contemplare la Trinità stessa in cielo. Ecco, la Trinità è al centro di questa santa liturgia, cari fratelli. La Trinità che è più reale di tutto, ricordiamoci sempre. La Trinità è più reale di tutto, ma noi non la vediamo perché siamo ciechi. Vedete voi l'angelo custode? Chi è che di voi vede l'angelo custode? Eppure abbiamo ognuno di noi un angelo custode. Padre Pio lo vedeva, Noi invece in tanti casi non lo vediamo. Chi è che lo vede di voi? Penso che nessuno lo vede, Eppure l'angelo custode c'è, cari fratelli. Come c'è il demonio? Lo vedete il diavolo? Chi è che di voi ha visto il diavolo? Eppure il diavolo c'è.
Vedete, cari fratelli, come siamo ciechi, eh? Non vediamo e non sentiamo neppure tante volte, Dio che ci parla. Non sentiamo l'angelo custode che ci spinge sulla via buona, che ci allontana dalla via cattiva. Santa Gemma Galgani a volte, appunto, diciamo, aveva anche dall'angelo custode anche delle parole, a volte appunto l'angelo custode anche la rimproverava, la guidava sulla via della croce. Cari fratelli, vedete, noi siamo sordi e siamo ciechi e siamo anche evidentemente per certi aspetti da noi stessi anche paralizzati, bloccati spiritualmente, ma il Signore appunto è infinitamente super reale, super realtà, ci vuole santificare, ci vuole condurre in cielo. Dio è infinitamente super santificante, infinitamente super deificante, infinitamente super infiammante, infinitamente super beatificante. Ci vuole santificare, deificare, infiammare del fuoco santo di Dio e ci vuole portare in cielo, ci vuole rendere beati, care sorelle. Vedete, i santi già stanno in cielo e pregano per noi. San Giuseppe prega continuamente perché anche noi possiamo giungere un giorno in cielo. E voglio sottolineare, Dio ci vuole infuocare, cari fratelli, ci vuole rendere ardenti, ardenti di fede, di carità. In particolare in questi tempi, cari fratelli, Dio ci vuole rendere ardenti nella fede, perché sono tempi di grande incredulità. Signore Gesù, illuminaci, facci vedere veramente fino in fondo, facci vedere fino in fondo questa incredulità che si diffonde, questa incredulità che penetra nei cuori, e rendici forti nella fede. Signore, cari fratelli, ci ha messo in questi tempi non per perdere la fede, ma per essere ardenti nella fede, per essere così pieni del fuoco di Dio che la fede nostra sia invincibile, anzi la nostra fede arrivi a toccare i cuori degli altri. Dio si vuole servire di noi per portare gli altri alla fede, cari fratelli, ed è importante per questo che voi leggiate la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Per questo vi raccomando, leggete, innanzitutto compratevi la Bibbia, ce l'avete la Bibbia nelle vostre case? Vediamo un po' di voi chi è che non ha la Bibbia, alzi la mano, così vediamo di fargliela avere quanto prima. Ce l'avete tutti allora? Se ce l'avete tutti, allora la dovete leggere la Bibbia. La Bibbia deve essere cattolica, Se qualcuno non ce l'ha e ha difficoltà a trovarla, me lo può dire che la procuro. La Bibbia deve essere cattolica, la dobbiamo leggere. Lo so, può sembrare difficile, ma Dio ci vuole aiutare a capirla, a poco a poco, imparando a leggerla, imparando a pregare, imparando su di essa, eccetera, eccetera, impariamo a leggere e capire la Bibbia. Dobbiamo fare questo cammino fondamentale, cari fratelli. E nella Bibbia io voglio sottolineare una figura particolarmente importante per questi nostri tempi, Sant'Elia. Sant'Elia, il profeta Elia, è un personaggio dell'Antico Testamento, è un grande profeta dell'Antico Testamento. Ebbene, vedete, questa figura meravigliosa è una figura che è vissuta in tempi simili ai nostri, in cui il popolo di Israele si allontanava dal vero Dio. Ebbene, Dio si è servito di Elia proprio per appunto smascherare la falsità delle altre religioni che questo popolo stava cominciando a seguire, e Dio si è servito di Elia per riportare il popolo di Israele appunto al vero Dio. Allora, cari fratelli, vedete, anche di noi Dio si vuole servire per riportare gli altri a sé. Noi vediamo magari tanta gente, no? Magari troviamo anche intorno a noi, magari le nostre famiglie, amici, eccetera, tante persone lontane. Ebbene, il Signore, vedete, ci ha chiamato alla messa, ci chiama alla messa non soltanto per noi, ma anche per loro. Dobbiamo operare per riportare queste persone a Dio, cari fratelli. Dobbiamo riempirci noi del fuoco di Dio, ognuno di noi.
non soltanto il sacerdote. Ognuno di noi si deve riempire del fuoco di Dio per riportare le anime a Dio, per strapparle agli artigli di Satana, per strapparle al mondo. È chiaro che il mondo e il diavolo sono molto furbi per portare con sé le anime, no? Quindi fanno pensare che la fede è una illusione, eccetera, eccetera. Ci hanno tanti, appunto, vedete, il mondo, il demonio, hanno tanti profeti, tanti falsi maestri che allontanano le anime da Dio. Vedete, io mi sono meravigliato di sentire delle brutte parole che ha detto il vice premier Di Maio contro quel incontro che adesso si farà per la famiglia a Verona. Si farà un incontro per la famiglia, un importante incontro per la famiglia, appunto, a Verona, e questo uomo ha detto delle parole molto brutte riguardo a questo. Dio lo illumini, Dio lo illumini, perché appunto, vedete, il Signore ovviamente vuole la famiglia come lui l'ha pensata, come lui l'ha fissata, come lui l'ha benedetta. Allora, cari fratelli, dobbiamo pregare, perché vedete, anche questi che stanno al comando dell'Italia tante volte non la pensano secondo Cristo, sono pieni di una mentalità che non è illuminata da Cristo, ma è ottenebrata, cari fratelli, è ottenebrata dal mondo. E in fondo, cari fratelli, come lavora il demonio? Questo vuole il demonio, che non si sostengano le iniziative a favore della famiglia naturale. Questo vuole il diavolo, cari fratelli, vuole distruggere la famiglia naturale. È inutile che ci nascondiamo, cari fratelli, questa è l'opera di Satana, rendiamocene conto. Allora, in questi tempi, appunto, ripeto, il Signore si vuole servire di noi per riportare gli uomini al vero Dio, per appunto strappare le anime al diavolo, a questi errori. Questo Signore ha parlato anche, questo Di Maio ha parlato anche del Medioevo, eccetera, ma questa gente, appunto, tra l'altro lui non è un vero esperto di queste cose, si buttano a parlare di queste cose quando nel Medioevo ci sono stati, appunto, ci sono stati, a parte il fatto che la scienza moderna ha le sue radici nel Medioevo, ma nel Medioevo ci sono state tante cose straordinarie. Nel Medioevo non venivano uccisi, appunto, appunto, nell'Europa cristiana non venivano uccisi milioni di bambini con l'aborto, cari fratelli, eh? L'Europa cristiana è sempre stata contraria all'aborto, eh? Invece oggi, appunto, proprio a causa di queste ideologie anticristiane, quanti bambini muoiono con l'aborto? E questo, appunto, questi politici ciechi non vogliono vedere. Dio li illumini prima che non arrivi il castigo, cari fratelli. Perché, vedete, come vi ho detto tempo fa, no? Se vi avessi detto qualche cosa a riguardo, qualcuno avrebbe potuto dire, ma la punizione, il castigo. Ultimamente anche il Papa ha parlato dell'ira di Dio, cari fratelli, del castigo, quindi. Dio punisce, inutile che vogliamo nasconderci. No, ma Dio non punisce, tu puoi dire tutto quello che vuoi. Quando Dio punisce, tu lo puoi chiamare come vuoi, ma Dio punisce e castiga. Inutile che ci vogliamo nascondere, cari fratelli, eh? Non ci nascondiamo. Vedete, il Signore, appunto, vuole servirsi di noi per riportare questa umanità a Dio, per strapparla a Satana, per la strapparla al mondo, a queste falsità, cari fratelli. Ecco perché vi ripeto, dobbiamo conoscere bene la nostra fede, saperla difendere, conoscere la Bibbia, conoscere la dottrina della Chiesa. Dobbiamo essere veramente profondamente illuminati da Dio per, appunto, questo combattimento, perché è una terribile battaglia contro le potenze delle tenebre. Io lo capisco che voi non siete nati in cielo, manco io sono nato in cielo, eh? Siamo nati in questa società, siamo stati tutti più o meno riempiti di tante falsità, a volte a scuola, a volte in famiglia, a volte tra gli amici, eccetera, eccetera.
tutte cose che non ci aiutano a credere, cari fratelli. Il demonio, dopo 2000 anni di combattimento con la Chiesa, è diventato più esperto per allontanare le anime dalla fede. Oggi ha delle tecniche più raffinate, lavora tante volte attraverso la scuola, lavora attraverso meccanismi, appunto attraverso questi appunto social network, eccetera, eccetera, mezzi di comunicazione, e quindi diffonde queste falsità contro la Chiesa, contro questo, contro quell'altro, diffonde le mezze verità, ricordatevelo bene, eh? Questa è la situazione. Io appunto ripeto, sono vissuto per tanti anni nel mondo, poi quando mi sono convertito ho potuto approfondire, ho studiato, ho visto, mi sono reso conto di quante falsità ci hanno detto a scuola, cari fratelli. Prendiamo la figura di Garibaldi, voi pensate, scuola no, Garibaldi, qua e di là, Garibaldi era un massone, anticristiano, questa è la realtà, cari fratelli, altro che storia. E quanti altri del Risorgimento sono personaggi massonici, cari fratelli, lo sapete o no? Noi tante volte vediamo la storia come ce la presenta la scuola, ma la scuola, non pensate che è guidata, i professori, i maestri normalmente sono guidati dallo Spirito Santo. Tante volte ti devono dire quello che vogliono i superiori, quello che dice il ministero, quello che dice il governo. Questa è la realtà, cari fratelli. Attenzione, voi mandate i ragazzi a scuola, dovete stare attenti, i nipoti a scuola, le scuole, cari fratelli, normalmente le scuole statali, da chi sono guidate? Dallo Spirito Santo, dalla Trinità Santissima, magari, cari fratelli, quante falsità si dicono che servono tante volte proprio a non credere. E come lavorano, cari fratelli, nemici di Cristo. Allora non dobbiamo meravigliarci se tante volte non ci crediamo, perché siamo stati riempiti, bombardati, cari fratelli, bombardati di insegnamenti che noi non sappiamo neppure, non ci rendiamo neppure conto, insegnamenti anticristiani, ma in maniera sottile. Certo, noi andavamo in chiesa, eccetera, ma sotto sotto quelli lavoravano per portarci a una fede tante volte vuota, per portarci a non conoscere a fondo la fede, a non saperla difendere. Questa, e tante volte anche nelle parrocchie non si è fatto un lavoro profondo, e tante volte anche oggi bisogna vedere se si fa questo lavoro per saper difendere la fede, cari fratelli. E quindi, vedete, i nemici di Cristo portano avanti questo progetto che fa pensare alle persone che la fede sì è un'illusione, ma non serve la fede, ma il paradiso, ma... E soprattutto, ripeto, in tanti casi, anche se c'è una certa fede, non la sappiamo difendere, cari fratelli. Perché? Che sappiamo, siamo pieni della mentalità del mondo e vuoti della sapienza di Dio, cari fratelli. E quindi che succede? Che se tu non sai difendere bene la fede, i tuoi parenti, nipoti, amici, eccetera, eccetera, attraverso di te non vengono indirizzati veramente a incontrare Cristo, non vengono indirizzati, non vengono illuminati per capire i loro errori, ma appunto ci trovano non preparati per appunto aiutarli. Questa è la realtà, cari fratelli. E ripeto, tante volte anche noi possiamo essere in difficoltà. Perché? Proprio perché siamo pieni di immondizia, immondizia a livello intellettuale, a livello spirituale. Siamo pieni di immondizia, cari fratelli. La nostra mente, quante cose appunto che ha incamerato che non sono veramente per difendere la fede, cari fratelli. Quante cose sono per noi sicure e in realtà non sono realmente così. Ci sono state insegnate, sono falsità, cari fratelli. Attenzione, attenzione. Allora, ripeto, il Signore in questi tempi ci chiama proprio a riempirci della sua luce. Signore ci vuole convertire, Signore si vuole servire di noi per riportare tante anime a Dio. E come dobbiamo fare, cari fratelli? Dobbiamo impegnarci e sforzarci, dobbiamo in particolare, in maniera particolare, vivere in stretto rapporto con l'Eucarestia, strettissimo rapporto con l'Eucarestia. Come? Innanzitutto preparandola bene, pregando, confessandoci bene, pregando a fondo, leggendo la parola di Dio,
meditando appunto i testi della Messa, meditando la Santa Croce, il mistero della passione di Cristo, cari fratelli. E poi bisogna vivere bene la Messa. Che significa vivere bene? Pregare, invocare lo Spirito Santo nella Messa, non distrarsi, offrire la nostra vita con Cristo a Dio nel momento della consacrazione. E dopo la Messa dobbiamo imparare a ringraziare il Signore. Non appunto dobbiamo, diciamo, appunto subito dopo la Messa così impegnarci nelle cose del mondo, eccetera, ma dobbiamo continuare a pregare, ringraziare Dio per questo grande dono, dono grandissimo, cari fratelli. Il ringraziamento dopo la Messa è indice del fatto che abbiamo capito la grandezza della Messa. Ricordiamoci che la Messa richiederebbe tre eternità: una per prepararla, una per viverla e una per ringraziarla. Quindi attenzione, care sorelle, cari fratelli, impegniamoci in questo, perché questo significa credere veramente. Se io ci credo veramente alla Messa, a quello che dice il Signore, la preparo bene, la vivo bene, anzi sempre meglio la preparo, sempre meglio la vivo, sempre meglio ringrazio per essa. E a questo riguardo vi voglio dire anche che la nostra vita tutta deve essere Eucaristia. Tutto quello che facciamo ci deve aiutare a preparare la Messa, ci deve aiutare a ringraziare per la Messa che abbiamo vissuto. Tutta la nostra vita deve essere vissuta come preparazione alla Messa e ringraziamento per la Messa, perché la Messa è Dio che viene in noi. Pensate, Dio con tutta la sua sapienza viene in noi attraverso la Messa, attraverso l'Eucaristia. Vedete che i santi andavano in estasi quando ricevevano la comunione. Perché? Che se noi siamo aperti veramente, l'Eucaristia fa entrare in noi Dio che ci trasforma radicalmente. E quando Dio entra in noi, care sorelle, cari fratelli, Dio ci rende capaci di parlare con le sue parole, ci dona la sua sapienza, che è capace di convertire anche le persone più indurite, cari fratelli. Quando Dio viene in noi, Dio ci fa, ecco, ci dona di compiere cose straordinarie, cari fratelli. Gesù chi è? Gesù è il Figlio di Dio, in Lui è tutta la Trinità, ma la Trinità vuole venire anche in noi. E come Gesù ha fatto miracoli, la Trinità vuole fare anche attraverso di noi miracoli, cari fratelli. Come dice Gesù stesso: chi crede in me farà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Questa è l'Eucaristia, cari fratelli, Dio che viene in noi. Signore, illuminaci e facci vivere sempre meglio la Santa Messa, perché Dio viva e dilaghi nella maniera più perfetta in noi. E vedete che noi abbiamo oggi davanti ai nostri occhi la figura di San Giuseppe, meravigliosa. Ecco, cari fratelli, San Giuseppe chi è? È un niente, come ognuno di noi. Chi è San Giuseppe? San Giuseppe è una creatura, creato da Dio, un niente, come ognuno di noi. Che cos'è San Giuseppe dinanzi a Dio? Nulla, però è un nulla che si è aperto completamente a Dio, e Dio ha operato meraviglie attraverso di lui, Dio ha operato meraviglie in lui, cari fratelli. E San Giuseppe prega per noi proprio perché Dio dilaghi con pienezza, con potenza, nella maniera più perfetta nella nostra vita. Allora, care sorelle e cari fratelli, coraggio, coraggio, il Signore ci ha messo in questi tempi non soltanto per salvarci e per santificare noi, ma anche per santificare gli altri. E quindi, ecco, dobbiamo fidarci di Lui. Che cos'è il mondo? Tutti quelli che non credono, tutti quelli che sono contro Cristo, che cos'è di fronte a Dio e tutto il mondo? È un nulla di nulla di nulla, care sorelle e cari fratelli. Allora dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo renderci conto di questo, credere a questo, e dobbiamo con la forza e con fuoco interiore che ci viene da Dio pregare, pregare per il mondo, fare penitenza per il mondo, insistere davanti a Dio perché il mondo si converta, care sorelle, cari fratelli. E voglio concludere raccomandandovi di fare la comunione spirituale. Qui la Messa non si fa tutti i giorni, però Gesù vuole venire continuamente in voi e in noi. Come facciamo? Con la comunione spirituale. Innanzitutto vi invito a confessarvi bene e poi fate spesso la comunione spirituale, perché la comunione spirituale fa entrare Dio in noi,
fa entrare Dio con tutta la sua sapienza, con la sua onnipotenza in noi, perché Dio si possa manifestare nella nostra vita e attraverso di noi possa fare meraviglie in questo mondo che più che mai proprio ha bisogno di Dio, ha bisogno di cristiani che manifestino nella loro vita Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.